Niente, abbiamo giocato una partita sicuramente non buona. Sapevamo che con loro era difficile giocare perché hanno un ritmo completamente diverso dalle altre due gare che abbiamo disputato. Un grande merito a questa squadra che comunque rischiava di andare fuori e giocava veramente ogni palla come se fosse l'ultima. Quindi noi abbiamo sbagliato un po' troppo, non siamo state incisive in battuta, non abbiamo fatto il nostro solito gioco. Perché invece era partita molto bene l'Italia. Sì, siamo partite bene, poi ci siamo un po' afflusciate, un po' spente, abbiamo cominciato a subire il loro gioco. Dai, la faccia non è dei migliori, però il debutto azzurro, al massimo seguite il percorso di Italia maschile, sconfitta nella terza in influente, loro sono arrivate fino in finale. Beh, allora se è così metto la firma, però magari cambiando il risultato alla finale, però certo. No, vabbè, sono un po' arrabbiata anche perché è appena finita la partita e secondo me ci sono degli aspetti proprio del gruppo che non stanno andando benissimo, ci disuniamo, non siamo unite, soprattutto nei momenti di difficoltà e prendiamo dei break, poi da lì facciamo fatica a recuperare, secondo me dovremmo lavorare su questo. Nelle partite precedenti i gap sono stati recuperati, oggi forse la Turchia ha giocato un pochino sopra le previsioni. Diciamo che sono stati recuperati con una grossa mano tipo dell'Azerbaigian, il secondo set di ieri. La Turchia è una bella squadra, si sapeva che comunque sarebbe stata una partita difficile, loro difendono tanto, hanno un gioco molto più spinto rispetto a Croazia e Azerbaigian. Per fortuna, come hai detto te, è in influente perché siamo arrivate prime, quindi vabbè, adesso possiamo rilassarci per 2-3 giorni in previsione della prossima partita. Presa in salita da Croazia ad oggi, le Turche oggi forse hanno messo anche qualcosa in più. Ah, sicuramente, soprattutto in certi momenti come nel secondo set dove penso che stessimo giocando bene, loro hanno giocato bene, loro sono una squadra forte, non dovevamo pensare al 3-0 di ieri della Croazia perché avevano sbagliato completamente partita. Oggi hanno giocato come sanno giocare, hanno giocato bene, penso che noi abbiamo giocato con troppi errori in tutto, fine, si riparte, adesso pensiamo assolutamente alla prossima, pensiamo a domani a recuperare mezza giornata, poi lavoriamo con i pesi, martedì ci si allena e mercoledì vediamo chi arriva. Si può dire che la prima sconfitta negli ultimi 3 stagioni, nelle ultime 3 edizioni, penso che ci stia, abbiamo giocato contro una squadra che appunto ha giocato molto bene, non c'è da parlare neanche secondo me di obiettivi molto, loro hanno giocato meglio di noi, hanno saputo penso gestire anche i momenti in cui non giocavano benissimo, non sbagliando. Noi non abbiamo avuto tanta pazienza, l'abbiamo giocata, abbiamo voluto magari chiudere subito certe azioni. Fine, ripeto, a me non preoccupa più di tanto perché anzi penso che possa servirci perché se ce n'è bisogno ci rendiamo conto di come questo è un europeo a livello altissimo dove non si può calare l'attenzione e la tensione mai.